sofferto dopo molte ore di trattative si ritiene soddisfatto? Rispetto alla questione inglese, sicuramente sì. La partita adesso è tutta nelle mani del popolo inglese, dei cittadini britannici, dovranno decidere. Sarà una grande sfida, sarà una grande campagna elettorale. Io personalmente credo che al di là dei dettagli tecnici dell'accordo, che è comunque un buon accordo, ci siano delle valutazioni in più, e le valutazioni in più dal mio punto di vista sono che comunque nei prossimi 4 mesi, 3 mesi, quelli che saranno, bisognerà fare una riflessione su che cos'è l'Europa, perché se noi non ripartiamo per un'Europa innovativa, brillante, affascinante, dinamica, noi comunque perdiamo la sfida con la storia. Dunque, bene l'accordo, poi il fatto che finalmente possiamo tornare a casa già mi sembra un passo in avanti, perché a un certo punto non era più scontato neanche questo, ma la partita inizia adesso. Sulla questione migratoria vedo una maggiore attenzione da parte dell'Europa, mi sembra un fatto positivo, tuttavia ancora nel merito c'è molto da fare. Certo, rispetto a un anno fa, quando sembravamo dei pazzi a chiedere l'impegno europeo, è cambiato tutto. E pur tuttavia ancora non è sufficiente, quindi ci sarà molto da lavorare. Noi pensiamo che l'Europa debba fare di più da tutti i punti di vista, le stesse regole sul diritto d'asilo, un principio di rimpatrio, cioè quando qualcuno non ha diritto di stare deve essere riportato a casa tutti insieme, come Europa, non soltanto come singoli stati, e dare naturalmente accoglienza contro gli schiavisti moderni che sono gli scafisti. Quindi molto c'è da fare e penso però che qualcosa si sia mosso. Con i paesi dell'est ci sono state tensioni? Con i paesi dell'est no, non ci sono tensioni, non ci sono ricatti, non ci sono minacce. Io dico soltanto che la solidarietà non può essere soltanto monodirezionale, è double fast. Si è solidali nel prendere i fondi europei di tutti, bisogna essere anche solidali nel dare la questione migratoria e i rifugiati. Do you think it's a new start for the relationship between the UK and the EU? I'm confident. I think this is a very great challenge for David Cameron. He decided to invest in this referendum. The deal is a good deal. Is a good deal for David, but I think it's a good deal also for the European Union. My personal feeling now is we need a different approach in European discussion, because Europe was a great project, a great dream, but if we believe in the future, now is the time to build the Europe for the future, not only remember the Europe for the past. So the referendum in UK could be a great possibility to discuss about this idea of Europe. The deal is good, but we need a good discussion, a good campaign. I'm confident for the result, but I think it's time to discuss not only in UK, in UE, about all, because the risk is lose the original dream of European people. È una questione di cui si sta già discutendo, la Commissione ne sta parlando. Giovedì 6, da quello che si è capito, ci sarà un altro Consiglio europeo, giusto per non farsi mancare anche questo, e sarà in questa discussione il momento, questa discussione avrà luogo, credo, in quella sede. L'ultima? Un pastrocchio? No, non è un pastrocchio. È evidente che per i cultori del diritto europeo può essere considerato un precedente, ma è anche altrettanto vero che le specificità del Regno Unito non sono specificità di oggi. Quindi la discussione è aperta. Io penso che sia stato meglio fare chiarezza. Cioè, la discussione nel Regno Unito era complicata da tempo. Meglio avere un Regno Unito che fa finalmente chiarezza circa la propria appartenenza all'Unione Europea che continuare con un atteggiamento ondivago e articolato. Dunque
A mio giudizio il bicchiere è molto più mezzo pieno, anzi più che mezzo, tre quarti pieno. Naturalmente ci sono tutte le considerazioni, anche comprensibili, dei più ortodossi rispetto ai principi tradizionali dell'Europa e dell'europeismo, ma credo che sia davvero un buon compromesso. Se non avete niente in contrario, io vi saluto con molto affetto e andiamo, e per chi di voi seguirà, ci vediamo domenica all'assemblea del PD, dove vi divertirete. Bye bye, ciao ragazzi.